questa puntata spazio alla pallavolo, all'incontro con Maurizia Cacciatori, all'acquaticità dei più piccoli e ai prossimi appuntamenti del centro. Ben ritrovati ed il più cordiale dei saluti da Nicola Picconi. Siamo giunti ormai al quarto appuntamento televisivo con Hope and Splash, la trasmissione con cadenza quindicinale riguardante tutte le attività del CGFS. Grande successo per l'incontro con la giocatrice simbolo del volley italiano Maurizia Cacciatori lo scorso 11 febbraio alla palestra San Paolo di Via Galcianese, dove erano presenti gli allenatori, lo staff e le oltre 200 atlete delle 8 società pratesi. Proprio riguardo lo splendido pomeriggio passato insieme all'ex capitano della nazionale, abbiamo realizzato un'intervista a cura di Vezio Trifoni. Maurizia Cacciatori a Prato per incontrare le ragazze della pallavolo, insomma un modo diverso dopo tanti anni sul campo, ora insomma sei un po' una testimonial. Sì, per me è motivo di grandissima soddisfazione essere qui nel mio mondo e logicamente questo è tutto quello che mi è appartenuto, quindi la pallavolo è vita, le ragazzine ovviamente hanno i loro idoli, io da piccola ne avevo tanti, quindi per me è un grande sogno, ecco, e per loro lo sarà di sicuro. Ecco, hai fatto le Olimpiadi, hai fatto campionati, hai vinto scudetti, adesso qual è secondo te il sogno delle bambine che iniziano a giocare a volley, soprattutto a Prato che insomma si sta anche impostando tanto questo aspetto a livello giovanile? Ma è di sicuro una grandissima realtà. Consigli credo che posso darne parecchi. Il più importante è di non abbandonare mai il proprio sogno, di crederci fino alla fine, di non arrendersi mai. E anche se non si diventa capitano della nazionale, come sono diventata io, l'importante è aver continuato e averci creduto. Ecco. Tra l'altro c'è un progetto importante qui a Prato che unisce tante realtà, insomma forse questo è il futuro proprio della pallavolo. Assolutamente sì, pallavolo al femminile, pallavolo che piace, le ragazzine vanno pazze per questo sport, io sono molto orgogliosa di questo. Rimaniamo sul volley. Sempre nel campo di questa disciplina sportiva si è svolto lo scorso 22 febbraio il torneo di primo livello di mini volley per ragazzi nati nel 2004 e 2005 nell'ambito del circuito CGFS FIFA. Tutti i partecipanti hanno eseguito test atletici oltre a giocare a mini volley con i pari età. Cambiamo settore e è arrivato adesso il momento di concentrarsi sul focus della settimana. In questa puntata spazio al settore dell'acquaticità ed al servizio che abbiamo realizzato alla piscina Gescal di San Giusto. Le immagini che seguono sono a cura di Francesco Visintini. Siamo con Antonio Bartolotta, responsabile del settore acquaticità del CGFS. Antonio, cos'è il settore acquaticità? Il settore acquaticità è un settore che riguarda i bambini da 3 mesi ai 5 anni. E questo serve per il primo approccio con in acqua dei bambini, con o senza la mamma, per migliorare la conoscenza acquatica e soprattutto i galleggiamenti, tuffarsi, un puro divertimento in acqua. Appunto, quali sono gli obiettivi che si prefigge di ottenere questo corso? Principalmente all'inizio riguarderà una misura all'ambientamento, galleggiare, rilassarsi e una pura autonomia all'interno dell'acqua, con o senza la mamma. Parlando appunto delle famiglie, delle mamme, dei genitori, questi bambini non sono troppo piccoli, cioè può essere per loro dannoso oppure è qualcosa che fa loro bene? Fa senz'altro bene, comunque questa attività inizia appunto ai 3 mesi, fatte le prime vaccinazioni e migliora soprattutto il processo di crescita fisica per quanto riguarda il bambino e
il meccanismo di termoregolazione del bambino e anche il miglioramento per quanto riguarda le malattie di raffreddamento e così via. Da quanto è presente questo settore? Questo settore è presente dagli ultimi anni 70, dalla piscina Via Arcangeli, e siamo stati i primi in Italia a attuare questo settore di acquaticità. In quale piscina viene effettuato? Viene effettuato in questa piscina Cescal, soprattutto perché è un ambiente confortevole e soprattutto per le caratteristiche che riguardano le varie temperature che questo impianto può offrire. Sono tutti insegnanti che hanno un brevetto riconosciuto dalle federazioni o da enti riconosciuti dal CONI. E tutti gli anni effettuano la varia formazione e aggiornamenti vari. Quanti bambini vengono coinvolti all'interno di questo settore? Questa piscina al momento conta un numero di 500 bambini, dai 3 mesi ai 7 anni. Mentre i corsi come vengono organizzati? I corsi sono corsi monosettimanali o bisettimanali, soprattutto ora stiamo lavorando su corsi monosettimanali proprio più piccini, e hanno una durata di 40 minuti, trimestrale o di 5 mesi. Ecco, che cosa serve, diciamo, ai bambini per partecipare ad un corso di questo tipo, dell'acquaticità? Per quanto riguarda i corsi di acquaticità serve un costume contenitivo e un pannolino da acqua fino ai 3 anni. Dopo 3 anni il costume normale. Serve un certificato medico? No, non serve un certificato medico perché è attività ludico-motoria. I genitori potrebbero venire in piscina anche da soli con i propri bambini oppure no? I genitori potrebbero venire da soli anche, abbiamo fatto, si chiama Acqua Family, che c'è tutte le domeniche dalle 10 a mezzogiorno e mezzo, dove i genitori che per vari problemi non possono portare i bambini in settimana ad un corso, abbiamo messo a disposizione questo spazio di puro divertimento dove sempre con gli insegnanti dei corsi possano effettuare qualsiasi attività. Ben ritornati in studio, passiamo adesso agli appuntamenti che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno la vita dell'associazione. Domenica 2 marzo alle ore 9:30 la corsa di carnevale in maschera, una corsa podistica non competitiva con un percorso di 5,2 km e mezzo per le vie del centro storico di Prato con ritrovo in Piazza del Duomo. Alla fine dell'evento, organizzato dalla CGFS, dal Comune di Prato, dalla Provincia, dal WISP e dal GSP Rugby, con la partecipazione dei gruppi goliardici di Prato, i premi alla migliore maschera e alla migliore squadra mascherata. Le iscrizioni, la cui quota fissa è di 5 euro, saranno aperte fino a 10 minuti prima della partenza e il ricavato verrà devoluta alla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Per informazioni è possibile chiamare il 324 0521 638, il negozio Il Campione 0574 58 33 40 oppure mandare un'email a gspireghi@gmail.com. Continuano intanto l'attività del nuoto con le iscrizioni ai nuovi corsi del trimestre primaverile aprile-giugno 2014, con la possibilità di varie scelte sugli orari. Informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della piscina di Via Roma allo 0574 43621. Passiamo infine al seminario Non è mai troppo tardi per saper giocare, organizzato dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva e dal Trofeo Città di Prato, che ha avuto un bel seguito anche nel secondo appuntamento, dove si è conclusa la parte teorica con l'intervento della dottoressa Barbara Quadernucci, che ha parlato del tema Life Skills e sport, abilità cognitive, emotive e relazionali di base. Nel terzo appuntamento del seminario, sabato 1 marzo dalle 9:30 alle 12:30 alla palestra San Paolo in via Galcianese, l'attività pratica, mentre la parte conclusiva è prevista dal 4 al 6 aprile al centro CONI Tirrenia di Pisa con il convegno Live You Challenge, dove sarà abbinata la teoria con la pratica. Ricordiamo infine che per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito www.cgfs.it, rivolgersi all'ufficio iscrizioni del CGFS in via Roma 258 al primo piano,
il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 8.15 alle 13.30, oppure il martedì ed il giovedì dalle 8.15 alle 17. Telefonare infine è possibile allo 0574 43 621. È attivo anche l'indirizzo info@cgfs.it. Bene, è davvero tutto, è arrivato il momento dei saluti, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamenti fra 15 giorni con la trasmissione Hop & Splash. Da Nicola Picconi, il più cordiale dei saluti.